Allora, buongiorno Elisa e buongiorno a tutti. Ho scelto di parlare di un argomento che per me è molto, molto importante, anche per la tradizione essena, l'argomento del corpo fisico, perché siamo in una società, un'epoca, e che il nostro corpo, il nostro strumento fabuloso, non è preso realmente in conto. E dunque ciò che io vorrei condividere in questo momento è che questo corpo fisico che noi usiamo tutta la giornata, che ci segue dall'inizio alla fine della vita, è un amico straordinario, un amico che può aiutarci realmente a crescere realmente, perché lui è in armonia perfetta con il cosmo, con la natura, con i principi e le leggi del creato. E dunque è un'opportunità il fatto di avere, come dire, un corpo fisico, è un'opportunità realmente di essere in armonia con il cosmo. È come un esempio che noi possiamo seguire. Tutte le tradizioni hanno sviluppato l'arte del movimento oppure l'arte della danza iniziatica, la danza sacra, per poter fare che la nostra coscienza si collega, diciamo, coscientemente con ciò che è superiore, ciò che è al di là delle apparenze, al di là di tutto ciò che è all'origine di ogni cosa. E sappiamo bene che il cosmo, la natura, è armonia perfetta e che c'è soltanto l'umano, la civiltà umana, che ha difficoltà di rimettersi in armonia con l'insieme. Allora, nella tradizione essena, sia di oggi come prima, l'arte del movimento è molto, molto sviluppato e che si assomiglia a un tipo di Qigong Tai Chi cinese, oppure qualche aspetti che si assomigliano molto al yoga dei faraoni. E allora, qual è la particolarità di avere questo corpo fisico che non conosciamo realmente, neanche la scienza non conosce realmente questo strumento che possiamo realmente dire uno strumento divino, che è intelligenze, che ha la propria coscienza, che ha la propria intelligenza, e che prosegue realmente, che è in armonia con, lo ripeto, con l'insieme. Dalla mattina fino alla sera non ci muoviamo senza sosta, anche quando siamo seduti, ci sono sempre dei movimenti all'interno, all'esterno. Noi facciamo dei piccoli movimenti, facciamo dei grandi movimenti e noi viviamo anche all'interno dei grandi movimenti del cosmo, della pianeta, della natura, che fa che possiamo realmente coscientizzare che la vita è proprio movimento e che il movimento è la base anche della salute a livello dell'individuo, ma anche a livello della globalità, la salute della civiltà, l'ambiente. Qualcuno che non si muove significa che c'è un blocco, qualcosa che non va. Noi siamo fatti per muoversi a diversi livelli, sapendo che un pensiero è anche un movimento, ma che è invisibile. Un'emozione, un desiderio è un movimento anche invisibile, che dopo ci metterà in movimento sul piano fisico. La possibilità di muoversi coscientemente, dunque di fare degli esercizi molto precisi, ci aiuta molto a entrare in connessione con se stesso, con l'intelligenza del corpo fisico e di collegarsi con ciò che esiste da sempre attorno a noi, la natura, tutti gli esseri, le stelle, eccetera. Questo corpo fisico, realmente fabuloso, ha diverse capacità e una di queste capacità è di poter incarnare una saggezza. Se studiamo una saggezza soltanto intellettualmente, possiamo avere un tipo di soddisfazione, ma non 100%, perché siamo incarnati e che se vogliamo vivere una saggezza nella sua globalità, si deve
incarnare questa saggezza. E il corpo fisico, che è la sintesi del creato, del cosmo, dunque microcosmo e macrocosmo, ha questa capacità, questo potere, dunque, di incarnare una saggezza alta se lo mettiamo in moto, se lo usiamo anche, per esempio, per la preghiera, la meditazione, eccetera. Se lui non si sente preso in conto, lui può bloccare, fermare la crescita. Com'è che se lui non è in buona salute, ci impedisce anche di dormire, cioè di andare dell'aldilà in realtà. Dunque, il corpo fisico è molto importante, più che lo pensiamo. E dunque, nell'arte del movimento esseno, per esempio, ogni argomento che potremo studiare, per esempio l'astrologia, l'energia, la cabala, delle preghiere, eccetera, qualsiasi argomento, usiamo anche il corpo fisico affinché che la saggezza tocca la vita quotidiana tramite il corpo. Se questa non si fa, la saggezza rimane su e dunque serve quasi a niente. E anche se abbiamo una conoscenza molto ampia, se rimane nelle stelle, alla fine serve a niente. Invece, se il corpo fisico entra in azione, la saggezza, tramite il corpo, tocca la vita quotidiana della persona, la cambia e, da conseguenza, può cambiare anche la civiltà intera se siamo numerosi a farlo. E questa non è realmente una fantasia, perché se guardiamo le civiltà le più alte che hanno vissute sulla Terra, sono coloro che hanno sviluppato l'arte del movimento, come l'Egitto antico, l'India antica, la Cina antica soprattutto, per esempio. E dunque, se vogliamo anche sviluppare una virtù, delle qualità, trasformare qualcosa dentro di noi, desiderare è una cosa. Possiamo anche immaginare delle cose, sono degli esercizi di meditazione, di visualizzazione, eccetera. Ma sarà sempre più forte se tutti questi esercizi sono accompagnati anche di movimenti, perché il corpo fisico è la base fondamentale dell'equilibrio umano. E non è che lo dobbiamo mettere al primo piano, ma essendo sulla Terra, incarnati, lo dobbiamo realmente prendere in conto. Anche una meditazione, se prendiamo una postura molto bene, adeguata, diventa un esercizio fisico di rimanere dritto, di fare attenzione alla postura, eccetera, eccetera. Che poi è lui, il corpo fisico, che ci lancia verso le realtà più sottili. Se la base non è stabilita, sarà difficile e anche qualche volta pericoloso di incontrare e qualche volta affrontare certe realtà sottili, invisibili. Invece è lui che è la nostra anche fortezza, visto che quando facciamo un incubo, il riflesso è di tornare nel corpo. Lui è una fortezza, è un'intelligenza che conosce tutto il cosmo e che ci conosce bene anche. E dunque, fare dei movimenti molto precisi per sviluppare una qualità, studiare degli argomenti molto, molto delicati, molto elevati, è molto importante. E questa è la particolarità realmente dell'arte del movimento esseno, oltre la salute e benessere, oltre l'energia, oltre anche l'equilibrio psicofisico, la capacità di entrare in connessione con i misteri della vita, la saggezza che è attorno a noi, che possiamo realmente studiare tramite il corpo fisico, che lui è la sintesi della saggezza cosmica, divina. Allora, per come dire, illustrare questo discorso, che è molto breve, perché anche a livello della saggezza, l'arte del movimento esseno richiede realmente uno studio molto ampio. Ma io vorrei illustrare questo discorso con almeno un movimento o due, per esempio un movimento per sviluppare una virtù,
dentro di noi, i virtù angeliche, perché quando noi diciamo virtù pensiamo agli angeli. Per esempio, io mostrerò adesso il movimento che è come che è veramente un qigong, movimento della purezza, e dunque pensando all'angelo della purezza. Questo movimento si può fare in silenzio, ma anche si può accompagnare con delle parole, delle preghiere. Questo è un altro aspetto dell'arte del movimento Eseno, che spesso si accompagna sia con il pensiero sia con la parola, perché la parola, il movimento è come un vestito del pensiero, come la parola è anche un vestito del pensiero. Dunque, se abbiamo un pensiero giusto, un pensiero, un desiderio, un pensiero di... se pensiamo all'umiltà, per esempio, o a un'altra virtù, allora la incarniamo tramite delle parole oppure, soprattutto, tramite dei movimenti realmente in corrispondenza con ciò che vogliamo studiare, lavorare. Dunque, il movimento dell'angelo della purezza. Questa parte è una preparazione che si fa almeno 3 volte e poi si scende con l'idea di prendere una vasca piena di acqua che versiamo su tutto il nostro essere. Possiamo immaginare un'acqua luminosa, trasparente, un'acqua luce, e questa parte si può fare quanto lo vogliamo. 5 volte, 10, 20, eccetera. Possiamo anche aggiungere una preghiera, esistono delle preghiere che sono già stabilite, ma possiamo anche con ispirazioni fare una preghiera così: angelo della purezza, io ti chiamo, angelo della purezza delle origini, venga nel mio pensiero, venga nei miei sentimenti, venga nella mia volontà, che tutta la mia vita sia pulita affinché che sia sempre meglio al servizio del mondo divino e della sua intelligenza. E quando decidiamo di fermarsi, allora siamo così. Dunque, il movimento che abbiamo visto è semplice in apparenza, perché in realtà dobbiamo fare attenzione alla postura, a che le spalle siano basse, che la testa sia dritta, eccetera. Ci sono sempre aspetti che sono in corrispondenza con gli insegnamenti dei grandi movimenti di energia del Qigong, dei Tai Chi. Ma ciò che ho voluto mostrare è realmente questa... il fatto di pregare e di pregare, meditare e di muoversi insieme. Questo è un piccolo esempio, un movimento che è isolato per lavorare una virtù. Esistono nell'arte del movimento esteno delle grandi sequenze, come per esempio i 12 movimenti del zodiaco per studiare i segni zodiacali, le virtù di ogni segno, di costellazioni, eccetera. Esistono delle sequenze che possono durare fino a 1 ora e mezza. Ci sono anche delle sequenze per studiare le leggi del cosmo, delle sequenze per recitare dei salmi, dunque delle preghiere come il Padre Nostro, per esempio, che si fa in movimento. Dunque, l'arte del movimento esteno è realmente molto, molto vasto e corrisponde realmente oggi come prima alle esigenze dell'incarnazione umana, perché abbiamo un corpo non soltanto per vivere più o meno incoscientemente sulla Terra, ma soprattutto per andare verso dei misteri
della vita, di cui lui è una manifestazione e come una rappresentante fedele.